4 giorni di festa per quanto riguarda il programma religioso. Il 1 agosto, giorno della solennità alle 11, il vescovo della diocesi Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, celebrerà la Santa Messa nella Basilica. Nel pomeriggio alle 18 ci sarà la processione. Per quanto riguarda il programma civile, un mix tra classico e moderno per accontentare giovani e meno giovani. Ci sarà come sempre spazio nelle prime due serate, il 31 e l'1, per la musica bandistica, lirica e sinfonica, mentre per i giovani il 2 agosto, sabato, in piazza Sant'Alfonso si esibirà un gruppo locale, i Caos, e subito dopo il Duendo e Palù, che sono gli autori della sigla della miniserie TV ispirata a Gomorra. E poi si chiuderanno i festeggiamenti il giorno 3 di domenica con l'esibizione di alcuni allievi di scuole di danza locali e un cabarettista che giunge da Made in Sud, Fico. Altre novità di quest'anno: l'apertura al pubblico durante i giorni della festa dell'auditorium, che ospiterà delle mostre realizzate anche grazie al contributo di associazioni e del Forum dei Giovani, mentre in piazza Sant'Alfonso ci sarà anche la pizza in festa, una kermesse dedicata alla regina della tavola qui in Campania, la pizza. Ci sarà infine lo spettacolo di fuochi pirotecnici. È stata annunciata una notizia importante: la nascita di un comitato permanente per la promozione del culto di Sant'Alfonso, che non può essere relegato a 3 giorni all'anno. E appunto per questo parliamo di un comitato permanente per la promozione del culto di Sant'Alfonso e non per la festa di Sant'Alfonso. Quest'anno si è dovuto costruire in fretta e furia un comitato a 10 giorni prima della festa, per un comitato permanente, no, ma pro tempore. Quello lì che ho intenzione, ne ho parlato al Don Giovanni Vicidomini, il superiore, credo che sia nell'idea di tutti i paganesi, quello di mettere in campo un qualcosa di concreto, di serio, di fattibile, di realizzabile, per far sì che Sant'Alfonso possa essere da noi paganesi riconosciuto per quello che è. Sant'Alfonso è conosciuto ovunque nel mondo, ma noi non facciamo niente affinché questo avvenga. Dobbiamo fare in modo di dare lustro alla figura di Sant'Alfonso, di mettere in evidenza quello che Sant'Alfonso ha fatto. E Sant'Alfonso è uno dei dottori della Chiesa, e quindi credo che tutti quanti insieme, perché devo dire insieme, parlo di tutta la città, mi ha dato la disponibilità l'operaio, il disoccupato, il professionista, l'uomo di cultura della nostra città, che vogliono lavorare appunto per la realizzazione di questo comitato. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al corso Vittorio Emanuele, ad Angri. Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu.